E quindi ho cercato di capire come, cosa li ha portati a diventare questi personaggi, no? Partendo proprio dalle basi da quando erano bambini. E la cosa straordinaria che ho come comune denominatore di tutti questi campioni è stato che queste persone hanno svolto un'attività, chiamiamolo sport attività, un'attività che dava profonde emozioni, che gli dava delle gioie straordinarie, che non gli faceva pesare il tanto lavoro che si apprestavano a fare. E questo può essere il modello replicabile, cioè quando fai il manager piuttosto che quando fai l'allenatore, che cosa devi fare per poter aiutare le persone a diventare dei campioni? E allora l'idea che, la scoperta, diciamo così, che nasce da questa ricerca è stata che è interessante più che spiegare le tecniche, andare a capire cosa dà passione alle persone, cosa li fa star bene, cosa li fa gioire, quali sono i loro sogni e far vivere questi sogni, no? Io mi ricordo con te, quando abbiamo iniziato, avevamo affittato un piccolissimo ufficio di qualche metro quadrato, però avevamo un sogno nella testa, no? Certo. E partivamo da delle situazioni già di comfort, già di successo, no? E mettevamo in discussione tutto per un'idea. E questo succede per i bambini, questo succede per i campioni, ma questo succede per i colleghi che magari iniziano l'attività imprenditoriale del consulente finanziario. Hanno nella testa un obiettivo, un sogno, diventare dei punti di riferimento per i loro clienti. Certo. E se si riesce a capire quali sono le chiavi per sviluppare questo, allora le persone iniziano a vedere proprio il cammino che stanno facendo, il percorso che stanno facendo e diventa entusiasmante.